Firenze nel tempo, nei secoli, sia stata sorvolata da degli oggetti volanti non identificati, meglio conosciuti come UFO. Bene, ci sono almeno tre quadri a Firenze che sembra che riproducano degli UFO, appunto degli oggetti volanti non identificati, e lo stesso Benvenuto Cellini, nella propria autobiografia, narra di un incontro con uno di questi oggetti volanti. Ma questo sarà il tema di una prossima puntata. Noi oggi siamo qui davanti alla Libreria Antiquaria Gonnelli per una ragione, e ora la vediamo. Appunto, oggi parliamo però di un libercolo stampato nel 1676 da un certo Barzini, scritto da un certo Barzini, ma vediamo. Si tratta appunto di una succinta relazione di un insolito lume apparso per tutta la Toscana e molti altri luoghi d'Italia la sera del 31 marzo del 1676. Barzini, appunto, tale Francesco Barzini, era un ombrellaio fiorentino che aveva però la passione dell'astronomia e osservava il cielo ogni momento libero che aveva nella sua vita, e per l'appunto ebbe modo di testimoniare e di vedere appunto questo avvistamento. Bene, questo libercolo in realtà è un saggio veramente interessante, perché comunque oltretutto per la prima volta, e siamo nel 1600, si parla di disco volante. Ma leggiamo cosa scrive Barzini. La sera del 31 di marzo del 1676 è comparso nei cieli toscani un corpo luminosissimo a forma di disco, o sacco di grano, o covone, ma alquanto più rotondo, che in meno tempo di un miserere si vide traghettare dal mare Adriatico al mar Mediterraneo, con uno o più scoppi. Ora, il miserere era una cosa molto breve, di conseguenza in pochissimo tempo, la traduzione è questa. È indiscutibile che si tratti di un qualcosa di interessante, insomma, di una testimonianza molto antica di un avvistamento, di qualcosa comunque di strano, anche perché dal mare Adriatico passa fino al mar Mediterraneo, cioè praticamente al Tirreno, per capirsi, attraversa tutta l'Italia, ed è testimoniato non soltanto dal Barzini ma anche da altri, appunto, documenti storici. Ma i misteri non finiscono qui. Perché? Bene, esistevano alcune poche copie di questo libercolo del Barzini. Una di queste era la Biblioteca Nazionale, ma sfortunatamente nel 1966, con l'alluvione di Firenze, va irrimediabilmente perduto. L'altra copia invece si trovava qui alla Libreria Gonnelli, e vediamo che fine ha fatto questa copia. Per l'appunto è nel 1966, lo stesso anno appunto della perdita della copia della Biblioteca Nazionale, che compare nel catalogo della Libreria Antiquaria Gonnelli e Figli, una delle librerie storiche più importanti di Firenze, in catalogo il libercolo del Barzini. E il figlio del compilatore del catalogo, che curava appunto con attenzione tutti i documenti che erano presenti nell'asta, riporterà accanto una scritta con due punti interessantissimo. Ma chi ha acquistato questo libercolo? Il libercolo del Barzini viene venduto a questa asta a un ente di ricerca scientifica della Florida. E fin lì non ci sarebbe niente di strano. La cosa strana però è che questo libercolo viene acquistato da questo ente, che per l'appunto in quel momento stava compiendo una serie di ricerche assolutamente segrete e coperte da segreto per chi? Per la NASA, l'ente spaziale americano. Si dà il caso che lo stesso istituto scientifico che lavorava per la NASA, proprio due anni successivi, cioè nel 68, acquista anche due fogli a stampa, sempre della stessa Libreria Antiquaria Gonnelli. E si tratta in realtà di due fogli, appunto, come ho detto,
che si intitolano, che hanno come titolo Al padre astronomo delle scuole pie fiorentine, Francesco Valsini, su una strana osservazione di un corpo celeste che, qualunque siasi, non appartiene per un conto al sistema celeste, ed è più o meno coevo a quello del Barzini, pur parlando di un altro avvistamento. È almeno una storia originale, me lo dovete concedere.